Buongiorno signori, benvenuti a questa nuova e sesta edizione dello Scientific Moment. Quest'anno un po' così, speriamo che i problemi tecnici che andremo incontro saranno sormontabili entro la giornata, altrimenti si vedrà cosa possiamo fare nei prossimi giorni o nel nuovo anno. Allora, la presentazione di oggi, questo è il discorso di apertura. Si intitola La legge del 33%. Parlerò appunto della crescita personale utilizzando, diciamo, es essendo sia un mentore che un pari che un allievo diciamo, di noi stessi, di tutti gli altri. E questo potrà, diciamo, giovare o portare avanti degli obiettivi della Repubblica. Quindi, prima di cominciare, io direi di partire con l'antecognizio, ovvero l'ignoranza moment, e spero che vi piaccia. Eh sì, non avete paura, che noi, la nostra Italia, scomperemo questo coronavirus da parte mia e noi ci vengeremo questa vittoria. Italia, 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 noi scomperemo questi coronavirus, la nostra Italia, Italia, Italia. Va bene, allora questo è il programma provvisorio della serata, sperando di riuscire a cominciare per le 3:30 e poi metteremo tutte le presentazioni dal vivo prima e poi quelle registrate. Ora non so nemmeno se la mia sarà registrata a quel punto, ma speriamo di sì. Ci sono 8 presentazioni oggi, di cui una diciamo, collaborativa. Sono molto interessato di vedere come andrà a finire. Questa volta non, diciamo, non ricalcherò di nuovo la storia dello Scimò perché l'abbiamo fatto l'anno scorso e si potrà fare magari l'anno prossimo o in futuro. Parlerò della crescita del 2020, quindi il nostro regolamento che abbiamo approvato, il forum che è stato, diciamo, inaugurato e qualche statistica rapida, non come l'anno scorso, che erano un po' più dettagliate. E diciamo, le idee che abbiamo per il 2021, un po' abbiamo discusso sia soprattutto nel consiglio, ma anche in generale, un po' di idee, come valorizzare il nostro forum, portare avanti una specie di pubblicazione, l'acta sporadica, e il sistema di mentori, che è appunto dove si va diciamo, si rifà al titolo di questa presentazione. Se ci si riuscirà ad avere domande e discussioni, speriamo che vada tutto bene da questo punto di vista. Quindi la crescita del 2020, abbiamo approvato il regolamento, sempre insomma, fondato sulla microcultura. L'obiettivo è quello di creare proprio delle procedure, dei sistemi per amministrare noi stessi e creare diciamo, degli eventi ben organizzati, diciamo. Stiamo cercando di completare l'articolo 1 di questo regolamento, che appunto contiene tutti i simboli patri, possiamo dire lo stemma, l'inno, anche il sito internet non ha un vero URL in questo momento, quindi cerchiamo artisti pronti a fare qualcosa per noi, altrimenti se ne occuperà il consiglio privatamente. Abbiamo fatto lo Scientific Aid quest'anno, diciamo un po' forzato da varie cose, oltre che la situazione di quest'anno. È stata una bella escursione in realtà. E questo mi porta anche a parlare di nuovi eventi che vorremmo sviluppare per il prossimo anno, di vario tipo, appunto sottogruppi e sottogruppi, non solo la Repubblica con lo Scientific sotto, ma altri tipi di cose, o lo Scientific Aid, altri tipi di eventi che possiamo portare avanti con diciamo, un'ampia gamma di, diciamo, di tipo di cose da fare, non saprei spiegarmi, appunto, tanti ambiti e tanti gruppi diversi che si autogestiscono. Il forum che è stato creato qualche mese fa è molto bello in realtà e sarà molto utile se riusciamo a valorizzarlo bene per l'anno prossimo. Diventerà il nostro metodo, diciamo, primario per comunicare e archiviare, anche perché poi è molto facile spostare tutti i dati, così poi ne parlerò un po' più in dettaglio nelle prossime slide. E migreremo tutto quello che sta sul cloud nella sessione del forum. Io farò una cosa rapida, nel senso che quello che manca, vi chiederò una volta poi alla fine, se non sarà dato la presentazione che mancano in quei buchini. Poi lascerò perdere, diciamo, metterò soltanto il nome agli atti, ma alle presentazioni poi non devo stare diciamo, a rincorrere tutti quanti. E
E niente, poi comunità anche appunto sul forum si spera di riuscire a creare delle ottime discussioni come facciamo su Telegram e WhatsApp, solo che è un po' più ufficiale e permanente, sì, diciamo, perché su Telegram viene perso tutto nelle messaggistiche istantanee, quindi andrebbero utilizzate in due modi diversi queste cose qua. E abbiamo dei nuovi membri quest'anno come ogni anno, e poi lo vedremo con le statistiche. Bene, il forum, come dicevo, il forum è stato lanciato il 18 ottobre, grazie al lavoro del consigliere Morolla, ed è un modo semplice per archiviare le nostre comunicazioni e presentazioni, quindi sarà con ogni sezione dedicata del forum molto facile poi archiviare e smistare le informazioni che abbiamo. È versatile, come dicevo, appunto, tante sezioni, controllo di permessi di persone, si possono creare dei gruppi. E cose così, è anche anonimo, nel senso che ognuno può creare il suo profilo utente e mettere le informazioni che desidera, e da lì possiamo comunicare senza dover aver bisogno della email o il numero di telefono, quindi non è necessaria la diffusione di questi dati personali, e possiamo farlo anche due persone che non si conoscono direttamente. Facente parte del forum della Repubblica possono contattarsi senza aver bisogno di divulgare queste informazioni. Da lì potete anche creare sul profilo la biografia, la mini bio che può essere sempre aggiunta ogni abstract, e da lì la prenderemo così più rapido. Poi possiamo tracciare anche varie cose, tra cui l'estimatio pariter, che sarebbe il nostro sistema di medaglie che stiamo anche sviluppando, speriamo di sviluppare l'anno prossimo, anche se secondario. E da lì possiamo anche, appunto, nel profilo si possono mettere tutti i beggini o le cose, diciamo, gli achievement, come dicono in inglese. Quindi nel 2021 avremo un periodo di transizione dove faremo le comunicazioni sia via email sia con il forum, però dopo sospenderemo la email perché sarà più semplice utilizzare il forum. E diciamo, per questo vi chiediamo di iscriverti, vi invitiamo di iscrivervi a questo sito internet, diciamo a questo link che ha già mandato Vito, molti di voi si sono già iscritti. Un po' di statistiche rapidamente, quindi anche quest'anno sono 6 edizioni consecutive che abbiamo sempre almeno un nuovo affiliato. Siamo passati a 9 presentazioni, scusami, a 9 partecipanti da 7 dell'anno scorso, con 8 presentazioni, sempre un numero record. Abbiamo ora 7, diciamo, città affiliate in 4 nazioni europee per ora, in due maniere, diciamo, in due sensi. Uno che si spera di espanderci anche in persone che stanno al di fuori dell'Europa, in America, non so, in Asia, in Africa, però anche per via della Brexit tra qualche giorno non sarà almeno dell'Unione Europea le istituzioni britanniche, va bene, sono solo sempre sul continente europeo sono, va bene. 6 edizioni, se abbiamo 3 famiglie, 2 volte ciascuno, quindi questa è la seconda volta che lo facciamo a Torre Palomba, e niente, siamo in 3 famiglie, 2 volte ciascuno. Tutti i membri sono stati almeno una volta a Corato e hanno almeno il passaporto italiano, ci sono alcuni che hanno anche un secondo passaporto, io stesso forse dovrei prendermene anche un secondo l'anno prossimo, non si sa, vediamo che succede. Per la prima volta abbiamo dei primi nomi che si ripetono, diciamo dalle affiliazioni dell'anno scorso. Anche, però, siccome ci sono dei doppi nomi, non siamo ancora unici da questo punto di vista. Quindi, soltanto una statistica, una chicca così. Questa è la prima diciamo, edizione dove abbiamo delle presentazioni remote. Bene, i prospetti del 2021, come dicevamo, la valorizzazione del forum, faremo le QO, discussioni di progetti sul forum, i profili degli utenti, caricheremo tutte le informazioni e le presentazioni passate. Speriamo saranno 6-9 mesi circa di transizione e poi passeremo appunto tutto sul forum. Il giornale, questo è un po' meno concreta come idea, però possiamo appunto creare delle pubblicazioni tra noi, articoli, ricerche personali, altre cose. Ed è comodo anche perché chi non può partecipare in vivo potrebbe anche scrivere un articolo, lo possiamo pubblicare direttamente noi stessi, poi lo mettiamo sul sito, sul forum, come vogliamo noi, e sarà anche meno pesante dal punto di vista delle presentazioni, quindi si può fare sempre qualcosa per partecipare. Ovviamente non sappiamo quanto varranno queste presentazioni in termini di, non si sa, come diventare cittadino, quelle cose lì, quei privilegi, poi ne parleremo magari cosa significa. E
Però se appunto noi chiediamo, chi vuole magari fare una carriera giornalistica o qualcosa, un'esperienza organizzativa di questo tipo, se vuole mettersi avanti, farsi avanti, è ben lieto, diciamo, una persona che si prende cura di questo. Ovviamente di default sarò io e il consiglio a supporto per portare avanti questa cosa qua. Poi se nessuno è interessato la lasceremo lì per un po'. Poi diciamo, arriviamo al succo di questa presentazione, che poi alla fine era l'ispirazione, appunto il sistema di mentori, con la creazione di rete mentori allievi e la preparazione di un sistema di documentazione, appunto, che serve per questa crescita individuale e per aiutarsi l'un l'altro. Quindi la legge del 33% si basa su una presentazione TEDx di un tale Tai Lopez, non so se lo avete sentito nominare. Questo aveva fatto un video dove era nel suo garage, con delle Lamborghini e dei libri e ha suscitato molte parodie perché era una pubblicità che veniva, diciamo, è su YouTube come pubblicità, però è anche un video a sé stante di 3-4 minuti. Se potete vedere nella collegamento grafia, ci sono tante parodie che ho diciamo, linkato. Quindi, nonostante io penso che quest'uomo, sia un po', diciamo, abbia usato delle tattiche di marketing un po' discutibili, un po' sono delle banalità, però il fulcro del discorso è, diciamo, è corretto e fa riflettere, nel senso che tutti i grandi della storia hanno avuto dei mentori, e la mentorship è una cosa importante, e diciamo, vi consiglio anche la visione di questo video, di questo suo TEDx, tanto saranno 10-15 minuti massimo. Mi soffermo appunto su queste due frasi che lui ha detto, più o meno parafrasate, nella presentazione, dove appunto il mondo è complicato e non troverai le risposte da una sola persona, quindi hai bisogno di tanti mentori, e i libri sono un metodo per parlare con dei mentori che non possono più essere tra noi, quindi non so se diciamo, questo passa in secondo piano in questo momento, però ovviamente i libri o documentazione sono sempre cose importanti che verranno propagandate, diciamo, propagate, scusate. Usando la Repubblica, quindi se ne potrà parlare più avanti. Diciamo, la presentazione sua, che si chiama appunto La legge del 33%, dice 33 perché appunto bisogna dividersi in tre, il tempo in tre, tra stare con i pari, con i propri pari, con i propri allievi, con i propri mentori, per vari motivi. Appunto per stare con i pari, per competere, collaborare, interagire, un livello simile. Mentre avere degli allievi aiuta sia a capire meglio perché si spiega, poi aiuta anche l'autostima, insomma, lui dice, vabbè, potrebbe, è una cosa secondaria. In più, però, appunto, il tassello più importante è quello di avere un mentore, cioè qualcuno che è avanti a te. Ora, in un mondo ideale si vorrebbe avere un mentore che è 5, 10, 20 anni davanti a te e quindi ti può veramente aiutare da quel punto di vista. Però, si può sempre avere uno che ha 1, 2 anni più di esperienza in un determinato, diciamo, una determinata nicchia. E questo sarà appunto la cosa cardine del sistema di mentorship della Repubblica. Quindi vi do questo link qua di questo Neil Doherty che ha fatto un'analisi su Tai Lopez, quindi come dico io ci sono degli aspetti discutibili, però comunque gente compra il suo corso, quelle cose lì, non è il 100% diciamo, da buttare via. Quindi sistema di mentori. Mi rifaccio all'articolo 4F, comma primo del regolamento, dove appunto la presentazione ufficiale di un membro è di un membro cittadino di una polide ai membri del consiglio. Quindi possiamo direttamente dire che questo membro cittadino che porta dentro nuova polide si dovrà prendere carico come mentore per facilitare l'inserimento del nuovo membro, guidare le sue prime partecipazioni e monitorare la sua crescita, almeno per la parte iniziale, come punto di contatto, come dicevo. Da lì poi creeremo del materiale, sia io, ma spero anche appunto di input di tutti voi, per creare questi template dove tutti quanti possiamo giovarne. E niente, quindi sì, procedure, utilizzo, eccetera, eccetera. Quindi siamo aperti a suggerimenti o persone che vogliono partecipare attivamente a questa cosa qui, a questa creazione. E poi dopo lo implementeremo nell'anno che viene. Quindi provvisoriamente questa è la rete di mentori per i membri attivi, chi ha portato dentro chi, qui abbiamo i nostri, diciamo, col bordo oro, i consiglieri e sotto quelle persone che sono già diventati cittadini e sotto di loro anche affiliati. In questo momento questa sembra essere la struttura, poi avanti si può sempre andare.
invitando altre persone. Ogni persona che è verde potrebbe in teoria invitare altre persone, quindi si crea una rete. Quindi noi proponiamo che chi porta un nuovo mentore se ne prenda la responsabilità, aiuta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista, diciamo, per inserirsi. E direi di mettere una regola tipo che dopo due partecipazioni, ovvero il raggiungimento dello status cittadino, può essere facoltativo, comunque si può cambiare mentore o per persone, diciamo, si può creare una rete un po' più complessa piuttosto che soltanto una specie di albero genealogico, quasi sembrerebbe. E niente, sì, quindi dopo si potrà cambiare, sempre nel rispetto del regolamento. E come Repubblica qui sopra intendiamo appunto tutti questi sistemi, tutti questi documenti che poi possono sempre, chi crea qualcosa lo porta verso l'alto e poi viene distribuito verso il basso, quindi da questo punto di vista si condivide tutto a questo punto su questa cosa qui, sulla rete di mentorship. E verrà amministrata dal consiglio, comunque chi delegheremo, se ci saranno delle zone, diciamo, dei dipartimenti da questo punto di vista. Per ora ovviamente non si prospetta una cosa del genere, siamo anche pochi. Bene, quindi per conclusione noi sconfiggeremo questo coronavirus e mi congratulo con voi, appunto, chi ci è riuscito sia a portare qualcosa, a partecipare dal vivo oppure fare una presentazione, tutte queste cose che avete fatto. Non era facile, quindi sono contento di chi ci è riuscito. Spero appunto pure io stesso di riuscire a registrare la presentazione per dopo, altrimenti penso che la farò dal vivo o la registrerò dal vivo e poi si vedrà. E niente, stiamo prendendo sempre più forma, come dicevo, stiamo facendo prendendo tante iniziative interessanti, anche sì, organizzative, e quindi speriamo che l'anno prossimo sarà simile, ma meglio. Bene, cosa dicevo? Sì, siamo aperti a suggerimenti come volete. Speriamo di riuscire in queste imprese. Quindi, chi più sa più può, io auguro un buon scientifico a tutti. Queste sono le fonti e i collegamenti. Grazie per l'ascolto.